Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Buon lunedì a tutti, Stranger Things. Carino, carino, carino. Prima però di introdurre lo Stranger Things, oggi gli annunci che solitamente facciamo in coda all'introduzione li voglio fare prima dell'introduzione perché è una giornata speciale oggi, è una giornata super speciale. Oggi, ore 18, su quello viola, non mancate perché ci sarà la primissima storica puntata. Di una collaborazione che mi ingrifa veramente tantissimo con il buon Sabaku, ragazzi, che si metterà in gioco per noi, ma anche per lui, per cercare di apprendere le vie della forza, del competitivo. Partirà praticamente da zero, quindi sarà anche un modo per chi magari fino ad ora ha sempre gravitato, interessato attorno al mondo del VGC, ma non ha mai fatto il passettino definitivo di buttarsi della mischia. Ecco, vedrete come una mente, beh, videoludicamente molto capace, in grado di apprendere come quella del buon Michele, si approccerà al mondo del competitivo. Quindi io vi invito oggi ore 18, segnatevelo sin da ora, perché non basta purtroppo anche la notifica che arriva dal follow su quello viola. Segnatevelo perché oggi sarà una giornata memorabile. Sempre anche altro annuncio riguarda con l'Orpo Team, abbiamo lanciato un altro torneo. Dopo il grandissimo successo del Battle Dome, lanciamo il Battle Pike. Sì, stiamo dando tutti i nomi delle facilities delle Battle Frontiers, perché ci foga veramente farlo. Un torneo one day con top il giorno dopo, sabato 11 aprile, su Showdown con un'entity fee ridotta rispetto al Battle Dome, ma un premio in denaro veramente molto valido. Il link lo trovate qua sotto in descrizione. Correte ad iscrivervi su Showdown. Lo potete fare tutti, non ci sono scuse. Detto questo, noi andiamo a provarci questo team di RJ Angel su Mamoswine, ma c'è anche un Sigilylph con le due mosse di Speed Control per antonomasia che vanno in direzioni opposte, sia Tailwind e Trick Room con esclusiva, quindi le può mettere, le può impedire. Il Milotic lo conosciamo bene, c'è un Conkeldurr con pugni nelle mani, Ferro Pugno a Sorvispera fa veramente male, poi c'è un Eldegoss pronto a calare anche la speed degli avversari quando viene toccato avversari e compagno. Badate bene, ricordiamocelo, droppare la speed a Milotic non farà sì che ci si boosti l'attacco speciale, perché i drop devono arrivare dall'altra parte del campo per far sì che Tenacia o Defiant, insomma le abilità simili, si attivino. Detto questo, cominciamo subito, lasciatemi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e fate un saltino anche nei nostri sponsors su internet, diciamo Pumpling, Ricci è nuovamente attivo il codice sconto Pardini che vi garantisce un 20%. I social di Avermedia, Twitter e Instagram. Il giveaway sta per terminare, sta per finire, quindi affrettatevi. E poi Instant Gaming con una miriade di sconti su tutto ciò che è digitale. Diamo. Diamo perché è tutto molto bello. Però vedrete che partiamo da un ranking praticamente zero, perché è l'account italiano. Quindi noi siamo Stranger, ma troveremo anche Stranger probabilmente. Andiamo. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Avversario trovato rank 9 come noi, ve l'avevo detto. Qui si parte 0-0, sono i primi match che facciamo. E qui troviamo un Sand con Dusclops, Lapras, Whimsicott. Un Sand con Conk, peraltro, che può esserci un po' noioso. Ora, fa molto bene il nostro Conk. Io non mi ricordo le mosse di sto tizio. Monitor, rabbia, fuoco. Ok, come piace a me. Io qui Mamo non lo porterei perché oggettivamente fa un po' tanta fatica purtroppo. Dynamax Ray Conk. Al di fuori di Mamo vanno praticamente bene tutti, eh. Anche Eldegoss. Zitto, zitto. Scusate un attimo, ragazzi, ma è
Vediamo. Dovremmo un po' contenere l'avversario e scassarlo. Non l'ho detto durante l'intro, ma insomma era evidente dal nome che firmava questo rental. È un team di RJ Angel, uno dei ragazzi che ci segue più assiduamente sul canale. E mi fa piacere provare le vostre cose alle volte. Buono. Qui abbiamo un fake out, slip power. Ah no, non l'abbiamo slippato, ci abbiamo cotto un guard. Allora, lo devo portare aereo. No, ce l'abbiamo. Quanto abbiamo di speed? Perché Aldegos non è lentissimo. Se viene investito 90, dovrebbe essere sufficiente per essere più veloci di Lapras, ragazzi. Mentre il nostro Incineroar si carica a pallettoni. Io vi volevo anche dire, mentre che aspettiamo l'eseguizio del primo turno, ieri non sono riuscito a uscirvi video, così come sabato non sono andato dopo 26 giorni consecutivi in live, ma mi sto preparando all'Invitational che dovrebbe essere domani. È un periodo un po', come dire, pieno di congiunzioni astrali questo, dove abbiamo l'Invitational, la super mega collab con Sabaku, spero di riuscire a fare tutto bene. Mi sto allenando veramente tanto con i ragazzi del Team Acqua che devo ringraziare in maniera incredibile, ma lo farò a torneo finito quando, una volta arrivato ottavo, potrò. Allora, io qui vado di fake out, non rischio niente, lui non protegge, qui dovremmo essere più veloci e missare, benissimo. Non avessimo missato, lui si buttava via almeno un turno di Dynamax e la situanza era meravigliosa. Ora non lo mettiamo a letto, ci probabilmente ucciderà. Però io vi dico che secondo me un coso lo reggiamo. Io dietro c'ho Kongeldur. Peccato. Però vabbè, non saremmo noi se chiaramente non missassimo. Eccolo là, perfetto, perfettamente. Allora può andare di Geyser, perché lui non è più un problema. Che gioia, che gioia, che gioia, che gioia. Buttiamo Myotic. Ragazzi, Sleep Powder. Ma mi sono ripromesso di non avere più paura di utilizzarlo, perché alla fine è una percentuale comunque alta che entri. Poi a me non entra mai, però questo è un altro discorso. Almeno uno ci fa il solletico. Il solletico. Ci taunterà probabilmente anche Milotic. Qui chiaramente fosse entrato lo slip, eravamo a cavallissimo. Però, amen, dai, non facciamo finta di niente. Andiamo avanti. Dico niente io, eh. Assorbacqua. Non esce l'arbol. Drop. Ma che... Ci vuole pazienza. Ci vuole tanta pazienza. Devo essere una persona paziente. Devo essere una persona paziente. Che ha Regenerator? Che spettacolo!
Qui deve andare di Tailwind Geyser lui, eh. Cioè, non ci vuole credere che gli faccia gigassorbimento. Però se gli fa gigassorbimento, amen. Quindi non abbassiamo la speed, come detto nell'intro. Io non l'ho vista sta cosa. Abbiamo rigenerare quella lì. Non possiamo metterlo a letto. Grazie, Eldegoss, sei un... Sei proprio un cecchino. Self lo reggiamo, anche se è sotto rain, perché è a meno uno. Ok, Velaurora c'è più. Sto facendo 1000 giri. Confido sulla sua inesperienza, cioè sul fatto che mi faccia taunt e non vento in coda. Con Conk un pochino prendiamo, ma poi si riprende anche di Parassiseme, che non è poco perché Lapras ha tanti PS, state a vedere. Per me ci riprendiamo un 12% buono. Ok, e ora o si fa il comeback o si muore. Turni di elettrico 1. Voi guardate per un dannato miss di Sleep Powder, io che giri incredibili devo fare. A me va bene, eh. È che... A me va bene, Ciccio. Ti sei portato in range. Da solo. Qui prendiamo solo il 25% perché sotto Sand Sintesi prende così poco, però tanto siamo sotto il 75, sopra il 75, quindi si torna pieni. Poi vabbè, ci pensa la Sand. Allora, ce la possiamo fare. Perché Conk contro Lapras e Tyrant direi fa benino. Io pure di Moonblast.
Lui è proprio impavido, voglio dire, non mi frega niente di... Non voglio triggerare la weakness. Tyrant da Mach Punch, Iron Fist e Life Orb muore. Potremmo forse Dynamaxare il Batuffolo. Non lo so. Ci devo pensare. Queste non le posso fare perché sono tauntato. Mi serve la priority in questo turno, capito? Quindi Dynamaxare con Keldur sarebbe ovviamente ottimale in una situazione di genere, però uno abbiamo 50%, due mi serve la priority. Se Tyrant protegge, Overgrow tira giù Lapras e poi dopo ritiriamo giù coso. Siamo a posto. Ok. Un comeback incredibile e se mi avessero detto che avrei Dynamaxato Eldegoss, gli avrei detto: voi siete tutti scemi. Vabbè, ora c'è anche il Grassi, Mach Punch morto. Io avevo paura di Frana, Super Power su Conk, più Freeze Dry, va a doppio, un crit sul Dynamax, capito? A Dynamaxare Conk. Certamente, voi tornate a Dynamaxare Conk, mi fate le pippette mentali che si fa Herpardini, va bene? Non lo fate. Gelo scheggiona, non ci tira giù, bello, Conk c'è una bella difesa. Ma anche ci avessi tirato giù Dynaflora sotto campo. Buono. Vabbè. Vabbè. Il meglio, l'impressione è che il meglio debba ancora venire. Abbiamo visto all'opera Eldegoss. E qui rigenera energia ci è servita veramente tanto perché abbiamo fatto in trash. Ci ha fatto recuperare quel 33% che, ragazzi, alla fine ci è stato utile per Dynamaxarlo perché se no avremmo avuto 20% di vita. Quindi... Proviamo però Mamo, se l'usage ce lo permette. Andiamo. Ci siamo. Grado 9, come noi. Io ve l'avevo detto che si trovava roba più stranger dello... Ma che è sta roba? No, ragazzi. No, ragazzi, io non gioco sta... Tro, Copperajah, Malamar, Claydol, Rapidash, My Little Pony, Galar e... Ho paura, ragazzi. Cioè, ho veramente tanta paura. Credetemi. Veramente tanta paura io. Zio Gonk. Zio Gonk. Ho veramente tanta paura. Io ve l'avevo detto a scherzo. Siamo strange, però siamo... Livello 9, troveremo roba più stranger di noi. Ma che?
C'è un motivo se non arriva in master con questa gente. C'è un motivo. C'è un motivo. Credo può fare Ali Switch, vi avviso. Se ne esce. Lo schiantiamo. Beh. Mo'. Lum? No. Veleno. Cornasa T. Sembra Andrea Agnelli, però. Che ne è una Sicilia che... Mi dissocio. Allora. Dynamax di Octillery, stai a vedere. Octillery Dive Ball, ragazzi. È terribile. È quello peggio, è quello più forte. Cazzutissimo il verso da Dynamax di Octillery, ragazzi. Ci potevo fare slip, però. Ora, noi ci aumentiamo la difesa speciale. E siamo VP. Ci vorrebbe che Tross si svegliasse e lui mi facesse mossa acqua. O io gli attivassi una weakness, faccio per dire. Allora, Tross si sveglia perché io non mi sto zitto. Però attacca il Pokémon sbagliato. Ottimo. Va di veleno, ragazzi. E il più uno difesa speciale fa sì che noi si regga. Ok. Ragazzi, io se perdo questa partita siete autorizzati a farmi chiudere il canale, va bene? Ecco, Guts. Guts. Non dovevo dirla la cosa che ho detto. Sisma. E parassi seme. Questo dovrebbe tirar giù, eh. Prima gli si è fatto 40-45. Beh, quindi abbiamo visto un Octillery e Dynamaxiare andare a più un attacco speciale e tornare dove merita, ossia insieme alle patate in un bel piatto di polpo e patate, nonché uno dei piatti tipici del... meravigliosa cucina livornese, che insomma io vi consiglio. Detto questo, andiamo di parassiseme e mentre lo facciamo possiamo anche scalare tra fuoco pugno again, qui viene giù, però lui c'ha Flamorb, grandine e anche parassiseme che lo prosciugano, di cui chiaramente ora parassiseme non prenderà il dot perché non c'è il bersaglio accanto a Mamoswine pronto a... Cincineror si fa fake out su Tro. Sok e Tro rievocano in me grandi ricordi di VGC 11. Tro, ragazzi, VGC 11 mi ha giocato il grande Sok Scarf.
Io devo capire perché Copperage gli hanno fatto il culo quadrato, cioè potevano farlo un po' più stondato. Ai 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 ai. Questa fa male. Questa fa male. Questa ci sbriciola, mamusuello. Facciamocelo credere, ragazzi. È importante. È grandine 1. È grandine 2. È grandine 3. E parassiseme. E burnello pure, stai a vedere. Oh vai. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Metti che Copperage e Max Speed. È più 2, fammici fa Mach Punch. Per la sicurezza proprio. La safeness. Attenzione, non muore. Drain Punch Crit. È bello quando si fa questi match perché si vedono mosse. Ah, il crit l'ha fatto. Si vedono mosse che non. Cioè, non vedresti altrimenti mai, capito? È un peccato, signor Tro, che lei però muora adesso di burn. Avversario Trevetta. Qui siamo ritornati un po' più sul canonico, tra virgolette. Che noia. Me la sento così. Mentre che aspettiamo che il nostro avversario inserisca i Pokémon da buttare in campo, io vi ricordo, cari amici, che sono aperte le iscrizioni per il Battle Pike, un nuovo format di torneo affiliato anche questo a Jack, quindi a giochi elettronici competitivi, tutto in regola con la legislazione italiana ai fini di rispettare le norme su dei tornei con premio in denaro. Insomma, Battle Dome parla per esso. Abbiamo fatto 200 partecipanti, è filato veramente tutto liscio. C'è la top, è proprio cominciata oggi. Vi consiglio di iscrivervi perché avete sentito anche durante le live, quelli che hanno partecipato al Dom hanno fatto sfoggio di apprezzamento e anche di appunto il fatto che gli sia servito come una crescita competitiva personale. Ma detto questo, noi qui che famo? Un'ipnosi a Raposa, tanto abbiamo la Blunder. E monito. Io non fo fake out. Allora, lui fa Sunny Day, Overgrowth su Milotic, noi salutiamo Milotic. Salutiamo il soldato Milotic. Non abbiamo molte risposte purtroppo a Zardello Sottosole. Questo Ergy dovresti un po' correggerlo. Perché insomma, Eldegoss, Milotic, Mamoswine, roba che muore. L'unico è Inci, però non gli puoi far fake out. Che Dynamax. Gli fa monito, quindi qui io ho scelto anche abbastanza velocemente durante la team preview perché, come dire, è un po' complicato. Proverò Sigilyph dopo, ma è complicato. Va su Mario, altrimenti su Inzi non sarebbe andata. Mi dà il pulsante fuga e mi picchia di Dynajet. Quindi lui pensava che noi Dynamaxassimo, non Dynamaxiamo. Va più uno speed, ma gli caliamo un attacco speciale.
avessi avuto Tic Fet lo buttavo quasi. Bellissimo Shiny. Che colorini giamaicani. Tutto a immaginare Sigilyph con un cannone in bocca. Andrei di vento in codas. Vento in codas e proviamo ipnosi. Una bella giornata e sole. Allora lui c'ha Quash, quindi prima o poi dovremo Gigavampo, vediamo chi la fa. Ok, lui non prende il dot, ragazzi, perché abbiamo l'abilità che ignora i danni non diretti. Quindi lui non prende dot, non prende... Abbiamo bisogno di un 60% Milotic, perché devi fare il bastardello. Cioè, se no la possiamo ribaltare. Milotic, è il tuo momento, sei su Stranger Teams, le luci sono tutte per te, brava! Detto questo... Vedete? Parte, ma non piglia danno. Che gioia. Che gioia. E allora a sto punto facciamo ripresina. Torniamo un Pokémon competitivamente giocabile. Raga, siamo riusciti a stallicchiare Sableye e Charizard con l'aiuto di un'ipnosi blind, ma questo non raccontiamo. Ecco, questo ci rovina un po' piani. Che io un aereo di scino glielo volevo fare. Sunny Day, Trick, Furtivombra. Allora, Quash. Cioè, non voglio belivare che non abbia Quash. Giusto? Però aspettiamo a tirare fuori il Mamo. Lui torna normale. Io butto Inzi anche perché così non prendiamo Dot lì. Devo rifare ripresa, perché se faccio anche una rotola, poi prendiamo un dot. Ora, Charizard ha detto che dorme, perché è un po' stanco questi giorni, Charizard. Io devo tirare giù quel coso, che non voglio Willow Wisp. Prioritario. Sotto sole, secondo me muore Sableye. Burn? No. In realtà vi dico, il fatto che sia rimasto lì... Forse è meglio. Ora farei un arrotolino. O un'altra ripresina. Se lui mi fa Solar Beam. Questo qua perché non sa cosa fare. La dovremmo reggere. Perché c'è Solar Power. C'ha la Life Orb. Quindi farà tantissimo. Però è a meno uno di attacco speciale. Che gioia. Ora è a meno 2.
I dot sono finiti? No, ultimo turno. È brutto però, perché ora Solar Beam che okay, ha meno 2, ma secondo me ci tira giù. Però deve fare Solar Beam. Vediamo chi entra. Non Lucario. Per favore, non Lucario. Va bene tutto, purché non sia Lucario. Se è Lucario, ci tocca dare max a quasi Insigner. Che fa ridere. Vabbè. Se no entra, fa Solar Beam da una parte e chi dall'altra. Sta mettendo tanto. Che palle però, eh. Cioè, veramente che palle. Che coglioni. Però noi siamo sotto Tailwind. Che dici? Non l'abbiamo sfruttata per niente. Ragazzi, ci tocca farlo davvero. Presente quando sei con l'acqua alla gola? Ecco, questa situazione lì. Il problema è che Lucario si esce, capito? Se rollasse bassissimo, è che abbiamo 47%, ragazzi. E lui c'è sempre sto dannato Solar Power. Ma l'avevamo visto dal danno di prima. Non ho mai pensato onestamente di reggere. Ok, se non avessimo maxato, ci chiaramente uccideva. Forse potremmo reggere. Un altro CC, non lo so. Lui è Sash, il problema è quello. Ok ragazzi. Dobbiamo anche azzeccare chi può avere dietro. C'era Drawish. Qui è un 50-50, ci può fare CC anche su Mamu. Io provo a predictare la faccia su Inzi, che è il Dynamax. Ma avrebbe senso farla di qui come di là, quindi non ho, come dire, così come potevo fare Protect. Dai, fammela su, ti prego. Per i fotografi. Dai, fammela su Inzi. Bellamente ignorato Insigner. E niente. Se la vince lui, ragazzi, purtroppo. Contro Charizard penso si sia visto che abbiamo veramente fatto i salti mortali e i miracoli. E qui Ether Lama ci porta in range di una forse già comunque definitiva zuffa. È stata comunque una bella puntata. Però RJ, se hai ancora intenzione di continuare su quest'idea qui, era uno Stranger, per carità. Devi fixare comunque un po', Stranger o no, questo discorso Charizard, perché è veramente troppo condizionante.
Va bene. Dai. 2-1. Stranger è sempre stato apprezzato e accolto come un buon risultato. Ragazzacci, io vi chiedo nuovamente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale. Ricordate, Pumpling nuovamente attivo. Ricordate, l'ho fatto tanta fatica in questi mesi per farvi aprire su Pumpling. Avete il codice sconto Pardini al 20%, poi è stato tolto per 2 mesi. Ora ce lo riabbiamo. Però ecco, devo ridirlo tante volte, mi dovete perdonare. Perché appunto era 2 mesi, quindi. E niente, ci si vede oggi alle 18 con Sabaku? Battle Pike, iscrivetevi.